fu l'inizio di un periodo importante per l'Arezzo, perché se tu parli in giro la gente si ricorda ancora quelle annate, da quella promozione agli anni successivi in Serie B, dove ci sono state squadre importanti, quindi è un periodo importante. Si va un po' indietro nel tempo, ma penso che sia giusto ricordarla. Era il 30 maggio 1982 quando l'Arezzo conquistava la promozione in Serie B. Si concretizzò nell'ultima giornata con la vittoria 4-1 con la Paganese, in una giornata caldissima con il comunale che era strapieno in ogni ordine di posti. Finì 4-1 e poi ci fu la grande festa. 40 anni dopo, quel successo verrà celebrato in Piazza Grande con quasi tutti i protagonisti di allora. Abbiamo invitato i quartieri, abbiamo invitato i musici, abbiamo invitato la parte storica di Arezzo, perché ci faceva piacere abbinare la storia di Arezzo con questa vittoria. Ci saremo noi, diciamo quasi tutti i componenti di quella squadra, che hanno già risposto all'invito. Ci sarà una rappresentanza e ringraziamo l'Unione Sportiva Arezzo, ci sarà tutto il settore giovanile schierato, quindi anche quella è una cosa importante, ci sarà l'Arezzo femminile, ci sarà la possibilità di acquistare una maglia celebrativa che è stata sponsorizzata da Massimo Anselmi, che raffigura la maglia di quel periodo che abbiamo vinto, ci saranno i filmati di quella partita che sono sempre emozionanti rivederli, quindi una cosa bella, diciamo fatta nella città per la città. La festa è in programma dalle 21 sulla terrazza della Fraternita dei Laici. Bisogna avere memoria del passato per pensare a un futuro migliore, e quindi ricordare una vittoria così importante per questa città, per quella squadra, secondo me è fondamentale, perché è giusto farlo, perché il merito deve essere sempre dato e deve essere sempre ricordato.